Dormiti. Final Evolution. Dopo l'imprevista conclusione della battaglia dei giganti, l'occhio della vita era stato scagliato nello spazio profondo. Privata di ciò che costituiva la sua essenza vitale, l'isola di Gorm fu colpita da una serie spaventosa di cataclismi. Il vulcano eruttò con una violenza senza pari, scagliando rocce infuocate su tutta l'isola. Perfino i popoli del vulcano furono scacciati dalle proprie caverne. Potenti terremoti scuotevano la terra, un tempo rifugio sicuro per il popolo dell'antico Torg, mentre un vento gelido spazzava l'oceano, trasformandolo in ghiaccio duro come roccia. Il grande massiccio e il picco dell'Aquila erano battuti da tempeste di neve senza fine. Il fuoco lambì la foresta, distruggendo vaste distese di alberi e costringendo i popoli che la abitavano a ritirarsi in zone sempre più piccole. I lamenti degli abitanti di Gorm giunsero fino al cielo nero, attraversato dai lampi e arrossato dalla luce degli incendi. Forse il sole e la luna li udirono, o forse semplicemente era scritto. Il sole si caricò di energia, raccogliendo i suoi raggi in un unico potente fascio. La luna concentrò la forza della sinistra luce notturna, proiettandola nello spazio, e i due astri richiamarono l'occhio della vita dalla sua lunga attesa nelle profondità cosmiche, dando origine a una forza incalcolabile, creata dall'unione dei raggi di entrambi gli astri. Non sei più quello di una volta, luminescente! Adesso sono io il più forte! Quello per te era un colpo forte. Vedo che non hai perso la voglia di scherzare. Non fare il duro con me! Da quando le nuvole oscurano la luce del sole, la tua energia sta diminuendo a vista d'occhio. Ha ragione. Da quando non ricevo più la forza dalla luce solare, mi sto indebolendo. E con me anche il mio popolo. Sai cosa penso? Il vecchio saggio è stato più furbo di quanto tu credessi. Infatti se n'è andato e vi ha lasciato in un mare di guai! Ah! 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 Il saggio tornerà un giorno. Ma da quel che ne so, anche Magor non se la passa tanto bene. Quest'isola è giorni contati! Non so l'isola! Tu sicuramente! Ah! Curio! Magor vuole il dominio sull'isola! Ma cosa dominerà quando Gorm non esisterà più? Dove pensi che potrà vivere il tuo popolo quando Gorm sprofonderà per sempre in mare? Ci penserò al momento! Stai già scappando? Parli troppo, Obscurio! Le parole ti rallentano! Ma cosa? Quello non è il sole. Vecchio saggio, dove sei? Che sta succedendo nella Valle del Destino? Popolo della Terra! Un altro flagello sta per abbattersi su Gorm! Che tutti si rifugino nel solido ventre della caverna di Roskamar! Io solo andrò a vedere cosa sta accadendo. Dunque, è così che Gorm sarà distrutta. Cos'è quello? Se
sembra un meteorite. Abbastanza grande da distruggere l'isola se nessuno lo fermerà. E vorresti fermarlo tu? È questo che ci rende così differenti. Io ho fede nel bene, tu no! Obscurio, sei ferito? Non dire sciocchezze! Ti stavo cercando. Sai cos'è quella strana luce? Un meteorite incandescente. E sembra che si stia dirigendo proprio qui. Quell'ingenuo del sommo luminescente vuole cercare di fermarlo. Non vedo cosa ci sia da ridere. Non ce la farà mai. Verrà disintegrato. E noi ci saremo liberati di lui. Una volta per tutte. Stolto! Non capisci cosa significa? Ma come? Che ti importa di lui? Se Gorm verrà distrutta, sarà la fine anche per noi! Devo fare qualcosa. Se proprio vuoi autodistruggerti, accomodati pure, ma non contare su di me. Non riuscirò a fermarlo, ma forse potrei deviare la sua traiettoria in modo che non colpisca l'isola. Dovrò usare tutta l'energia che mi viene dal sole. Non sopravviverò! Ma forse il mio sacrificio salverà gli altri! Potere oscuro delle tenebre! Aiutami! Non so cosa sia quell'oggetto che sta arrivando dal cielo, ma di certo non cadrà su Gorm. Nessuno deve privarmi della gioia di distruggere l'isola di Gorm. Cosa ci fai da queste parti, mucchio di sassi? Non pensare di fuggire e combatti! Non è il momento di combattere. Qualcosa di misterioso e terribile si sta abbattendo su Gorm. Non vedi il cielo? Sì, sembra che sia arrivato il momento della fine di Gorm. È un meteorite abbastanza grosso da distruggere l'isola. Rocce di Gorm! Obscurio e il sommo luminescente vogliono distruggerlo! Sciocchi! Che c'è di tanto divertente? È un peccato che tu non abbia le ali, antico Torg. Vedrò la tua fine dall'alto. Se avessi le ali, le userei per aiutare il sommo luminescente e non per scappare come l'ultimo dei vigliacchi. Cosa ci fai qua, servo delle tenebre? Non permetterò a un meteorite di distruggere Gorm! Voglio essere io a farlo! Questa energia mi sta trasformando! Cosa mai è successo? Una nuova energia scorre dentro di me! Sento che ora posso farcela! Ah!
Il raggio mi ha dato una forza incredibile! Anche a me! Non ho mai provato una simile potenza! Che stai facendo? Con questa nuova forza potrò distruggerti definitivamente! Tu sei un pazzo! Lo so. Maledetto Obscurio! Il destino di Gorm è segnato. Non il mio, però. Addio, mucchio di sassi. Non puoi più vincermi ora! L'energia oscura della luna è dalla mia parte! Te l'ho già detto, Obscurio! Parli troppo! Buono luminescente! Nuovo potere della luna! Avvolgimi nel tuo manto oscuro! Che te ne pare, sommo? Tutto qui, quello che sai fare! Cosa? Anch'io sono carico della nuova energia Neozon! Attacco solare! Prendi questo! È troppo tardi! Il meteorite si schianterà su Gorm! Rocce di Gorm, è finita. Che almeno il mio popolo riesca a salvarsi. Perdere il prossimo episodio della mitica saga dei Gormiti, il secondo DVD da giugno, in edicola.